e tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita di questo patto sociale. Allora, diciamo che abbiamo accontentato circa 15 ragazzi militari, e non è poco. E poi ho contato anche i volontari che si sono avvicendati nei tre tornei. Ne ho contati ben 50. 50 ragazzi che hanno messo, che hanno dato i loro contributi, sono impegnati disinteressatamente, hanno fatto divertire questi ragazzi. Io farei un applauso a loro. Noi vogliamo recuperare nei calci sociali i valori che si sono perduti nel calcio tradizionale. La realtà sportiva, il rispetto per l'avversario, il rispetto per la maglia e il rispetto per la diversità soprattutto. Diversità intesa in tutti i sensi. Senso positivo. Diversità di religione, di cultura, anche di sesso. Qui ha giocato nel primo torneo, ha partecipato una squadra che erano tutte ragazze. E quindi ci ha fatto molto piacere. Però in questo calcio sociale la diversità nostra è quella della disabilità. I disabili, se giocano a calcio con noi, non sono più disabili, siamo tutti uguali. Bravo Mario, bravo. Siamo tutti uguali. Bravo Mario. Quando giochiamo non si vede nessuna differenza, siamo tutti sulla stessa barca. E quindi non superiamo lo stigma che contrassegna ancora questo problema. Niente, io spero che finito il progetto, adesso con questo terzo torneo purtroppo abbiamo terminato come progetto questa attività. Però speriamo di poterla continuare in un'altra sede. Noi abbiamo preso la stessa struttura, ci siamo fatti dare la stessa struttura in comodato d'uso dal comune di Monopoli. Sfrutteremo lì nella terza struttura, vedremo di continuare a fare calcio, a fare pallacanestro, a fare pallavolo, lì si possono fare tutti gli sport che vogliamo, quindi cercheremo di continuare lì a fare sport, perché lo sport è libertà, lo sport dà sfogo a tutto quanto quello che i problemi, si dimenticano tutti i problemi del giorno, delle giornate che passiamo. Niente, ora passiamo però, dobbiamo passare, io devo ringraziare tutti quanti i vari presidenti delle varie associazioni che fanno parte di questo progetto, chiaramente, Antonio Bini dell'associazione con loro, Caterina Matela dell'Adis. Noi abbiamo fatto partenariato con l'associazione Arcobaleno, l'ANCE che cura gli autistici, e gli amici di San Salvatore e il ventaglio. Con loro abbiamo, oltre al caso sociale, abbiamo messo in piedi tante altre attività come l'equitazione, come la vela. Adesso stanno facendo la vela i ragazzi, stanno facendo corsi di vela, oltre ai itinerari turistici. E abbiamo fatto anche dei corsi formativi per i docenti, gli educatori, i genitori. Spero che tutto questo possa servire per allargare la conoscenza delle problematiche della disabilità, della psichiatria in genere, alla cittadinanza, e che la cittadinanza sia più vicina, le istituzioni ci devono stare più vicini e ci devono aiutare tutto per tutto. Ok, passiamo. Buonasera. Grazie per essere qui. Siamo Esco Niente, soltanto un breve saluto da parte del nuovo sindaco Angelannese e di tutta quanta l'amministrazione. Grazie. Lo sport alla fine ci unisce sempre tutti, no? Con tutte le varie realtà che abbiamo in questa città, il mondo dello sport, il calcio in particolare in questo caso, ci mette sempre insieme, perché i valori che mette in campo lo sport sono valori unici che difficilmente si possono trovare in altre discipline. Quindi la voglia di stare insieme, di superare le varie difficoltà che ognuno di noi incontra,
le varie problematiche che di salute, in famiglia, le varie disabilità si possono superare, si possono colmare stando insieme, quindi stando accanto con lo sport è bello tutto, il calcio, la pallavolo, la pallacanestro. Io in questi anni ho avuto il modo e il piacere di condividere con le 60 realtà sportive tutti gli sport di questa città. E sono stato onorato per questo incarico che ho avuto in questi anni e davvero ho potuto vedere da vicino tutto quello che lo sport dà a questa città. È la parte fondamentale, il cuore pulsante di questa città. Non sono parole così fatte, ma è la verità. Il sociale e lo sport sono i pilastri di questa città. Senza questi due pilastri la città cadrebbe, perché le tante realtà, le tante difficoltà si condividono in questi contesti. Quindi io ringrazio tutti quanti voi, l'amministrazione è vicina sicuramente, come ha detto precedentemente abbiamo già concesso la pensione struttura per quanto riguarda questo progetto, continueremo a stare accanto con umiltà, con serietà e con onestà, senza fare proclami, senza fare grandi pubblicità. Volta per volta, e grazie per quello che fate per la città. Grazie, grazie di tutto. Vorrei dire qualcosa al presidente Monopoli, grazie di essere venuto. Intanto questa è qualcuno di noi stasera. Io volevo soltanto farvi notare che queste sono le cose che a me mi esaltano più che una partita di calcio di alto livello, ve lo dico molto francamente, e proprio parlando poco fa con un volontario e ho fatto notare proprio che noi come Monopoli, molti non lo sanno, abbiamo partecipato al campionato di quarta categoria come società Monopoli. Che cos'è questa quarta categoria? È un campionato fatto, si è fatto contro il Bari, Lecce, Foggia, Monopoli, Andria e Andrea e Biceglie, sì, squadre, hanno fatto un torneo con ragazzi che avevano delle disabilità. Un campionato bellissimo che termina sabato. Io come Monopoli mi sento onorato di aver dato questa possibilità a questi ragazzi. Vedremo di preparare una squadra noi per la prossima volta. Perfetto. Noi come Monopoli ci siamo e c'era, abbiamo dovuto creare portasse una squadra a quattro, per capire, quattro squadre. C'era anche uno di noi, Domenico in attacco, lui, Pier Franceschi, io del paese, Pier Forte, Gabriele, Gabriele, il filato di Guagnuca in attacco, il filato di Guagnuca, sono tutte le volte. Io spero realmente di continuare, parleremo anche di magari creare sinergie con altre associazioni di volontariato che ci sono, perché sono cose belle. Monopoli, io lo dico, è vista a livello nazionale per questa cosa come una delle società. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, cerchiamo di collaborare anche noi. Esatto, faccio pubblicità a Monopoli, non alla società di Monopoli, a Monopoli. La città di Monopoli si deve distinguere sempre per questa attività. Ok. Classificata la squadra verde la speranza non si perde. C'è qui presente Antonio Ippolito e Davide al quale riceve la coppa, va bene? Sì, l'anno prossimo andrà meglio. Davide Martolla, grande difensore della squadra verde. Bravi, grandi! Bravo. Il grande piccolo Vito. Il miglior calciatore del torneo. Domenico Cirone, il numero uno. Classificata
Tu sei secondo. Vai Felipe, roba tua. Ora mi tocca dare ancora una volta alla squadra blu. Prima classificata, Giuseppe. Ma adesso c'è anche un presente per il signor Mario Ferrari. Fate una foto bene, ma aspetta, non hanno, non si sono messi un saluto premissimo. Un attimo, le conclusioni. Sì, a Mario ci vuole va bene, grazie di essere venuto, fai il tempo a fare un brindisi con noi, ben rappresentati. Questa è da parte di tutti, da parte di tutti, la Cristina, sono commosso. E se vuoi Milanista, sono veramente commosso. Aspetta, lo leggiamo, dai. Allora, progetto Vive nel tempo libero, al signor Mario Alberto Farì un sentito ringraziamento per l'entusiasmo e la passione con cui si è adoperato per l'ottima riuscita del calcio. Anche se non arriva, anche se arriva secondo. Giuseppe, smetti la ciliegina. Lo sa, se vuoi aggiungere qualcosa, noi siamo qua. Sapete come la penso? Diciamo che il primo esperimento di 5 associazioni, ripeto, 7 associazioni che si mettono insieme per lavorare insieme e vincono un progetto, un finanziamento di tal fatta, aspiro che sia il volano per il futuro, perché è proprio quello. Se abbiamo anche ascoltato quello che è il progetto del futuro sindaco di Monopoli, è proprio quello di creare una consulta delle associazioni, perché io credo che solo stando insieme si possono raggiungere determinati obiettivi, lavorando associazioni di terzo settore e poi con il pubblico, l'amministrazione comunale. Quindi ho seguito tutti i progetti che voi avete portato avanti e si è creata una sinergia tra queste 7 associazioni che non bisogna assolutamente disperdere, anzi ragazzi, una apripista per quello che poi avverrà nel futuro. Bisogna risolvere il problema degli accessi.